Conservatori e laburisti restano appaiati nei sondaggi a poco più di un giorno dalle elezioni legislative di giovedì nel Regno Unito. Per mobilitare la propria base, il premier uscente David Cameron ha incoraggiato a non disperdere i voti. Chi sceglie i liberal democratici non sa che cosa otterrà, ha detto, incurante di attaccare i partner della sua attuale coalizione. Nick Clegg ha detto di essere pronto a sostenere tanto un governo guidato da Ed Miliband e dai nazionalisti scozzesi, quanto un governo Tory. Quindi, se preferite me come primo ministro, votate per i conservatori. Dall'estremo sud dell'Inghilterra, spazzato dal vento, Clegg ha fatto sentire un'altra campana. In un'eventuale coalizione, dice, i liberal democratici saranno la garanzia per gli elettori che il prossimo governo non esageri né con i tagli né con la spesa. Da Bedford, nell'Inghilterra centrale, il leader laburista Ed Miliband ha tentato di dribblare le domande sulle strategie per il dopo elezioni, nel caso in cui nessuno dei due principali partiti ottenesse la maggioranza assoluta. In queste ultime ore ha detto: voglio ribadire che mi batterò per il sistema sanitario, per i lavoratori e per le loro famiglie, per una Gran Bretagna capace di fare ben più di quanto ha fatto con Cameron. Se i miei oppositori vogliono parlare di un'elezione mai avvenuta, io mi concentrerò invece su queste elezioni e lo farò per i lavoratori di questo paese. L'ipotesi di un Parlamento frammentato e ingovernabile sembra conferire il ruolo di ago della bilancia alla leader dei nazionalisti scozzesi, Nicola Sturgeon, il cui partito potrebbe conquistare buona parte dei seggi assegnati in Scozia.